che la gara contro Schio avrebbe fatto sobbalzare i cuori dei tifosi biancorossi si sapeva da inizio settimana e il canestro vincente di Imma Gentile con tanto di terzo tempo e tabella da 3 punti è diventato l'icona di quanto il basket Lemuria sia una squadra che emotivamente non tradisce mai, una vera e propria Lemuria mania, con tanto di filmati amatoriali che finiscono nella rete per celebrare il grande successo di domenica scorsa. Ma se dal lato sportivo è ancora negli occhi dei tantissimi tifosi lucchesi il miracolo allo scadere della Gentile, sul piano della giustizia sportiva arriva la mazzata che nessuno si aspettava. Infatti il giudice sportivo ha inflitto la squalifica del campo di gioco per una partita per l'invasione del campo compiuta a fine gara da numerosi individui, una ventina dei quali rivolgeva frasi offensive e tesserate della squadra avversaria, rendendo necessario l'intervento della forza pubblica. Dalla gioia dell'impresa alla sanzione comminata da arbitro e giudice sportivo, il passo è stato purtroppo molto breve, squalifica che potrebbe essere commutata in pena pecuniaria, ma che la società non vuole e forse non può pagare. Si preannuncia un'ultima giornata di regular season a porte chiuse, che per un movimento pacifico come quello che segue le biancorosse è forse la pena più pesante da digerire. Non ce ne voglia nessuno da Schio, ma quanto successo nel finale del Palatagliate non si discosta troppo dal ritorno dei quarti di Coppa Italia, quando lo stesso pubblico veneto invase il campo per festeggiare con la squadra, ma in quell'occasione gli arbitri, incredibilmente gli stessi domenica al Palatagliate, non ritennero di doverlo segnalare nel referto di gara. Una pena esemplare quindi quella inflitta alle mura, che guardando i precedenti in campo nazionale lascia l'amaro in bocca.